Amici di Iceberg News, Aleger da Paolo Travagnin e Marino Midena che sotto ci aspetta, www.icebergnews.it, il sito giusto dove poter andare a vedere tutta la nostra visibilità, le nostre puntate televisive, radiofoniche, insomma, dove poter avere, attingere informazioni al grandissimo e vasto mondo di Iceberg News, www.icebergnews.it. Vorrei ricordarvi che sono in distribuzione in due nostri piccoli partner, piccoli ma grandi partner, Metromorfosi, che potete trovare insomma in più di un centinaio di punti in free press, naturalmente locali, librerie e quant'altro, e l'ultima nostra acquisizione, Zappi, la tua guida gratuita ai programmi TV, che vedete qui, ecco, in sovrimpressione. Due piccole tasselli che iniziano a dare ancora più visibilità ad Iceberg News, e perciò noi siamo contenti e li ringraziamo naturalmente. So, Marino, che sei in compagnia niente po' di meno che con un ministro della comunicazione, ma ce lo vuoi presentare? Sì, sì, Paolo, hai ragione, sono imbarazzatissimo, accanto a me il ministro delle comunicazioni. Però attenzione, è un ministro molto simpatico, perché stiamo parlando del ministro dell'ex mattatoio, una struttura che ad Aprilia sta facendo ferro e fuoco, ed è qui accanto a me Nancy Picone, eccola, la vediamo, che ci racconterà proprio le avventure di questa nuova struttura che sta in qualche modo imponendosi all'attenzione del pubblico laziale, perché ricordiamo l'ex mattatoio www.exmattatoio.it è una realtà che sorge, diciamo, in periferia, diciamo meglio ad Aprilia, vero? Certo. Che cosa fa questo ex mattatoio? L'ex mattatoio offre dei servizi culturali per conto della Regione Lazio, in quanto è stato il primo vincitore del bando Officine Culturali finanziato quest'anno, 2007-2008, dalla Regione Lazio. Quindi fornisce servizi da che vanno dagli eventi culturali e musicali, teatrali, artistici, a dei corsi di formazione, per esempio, soprattutto rivolti ai giovani. Infatti, lo ricordiamo, il nostro target prediletto sono i giovani, insomma. E quindi riuscite in qualche modo a catalizzare l'attenzione non soltanto di Aprilia, ma anche dei territori circostanti. Tu dici per conto della Regione Lazio, nel senso che so che voi avete vinto un bando molto importante che in qualche modo vi permette un'attività molto florida, come ci stavi dicendo. Certo, e come ti ripeto, i nostri servizi appunto vanno dall'organizzazione di eventi musicali. Infatti in questo periodo stiamo promuovendo un festival che appunto si chiama Tantam 08, Musica e Teatro per la Regione Lazio. E questo festival si svolge sulla Pontina dal 21 novembre al 13 dicembre e abbiamo già ospitato numerosi artisti famosi a livello nazionale, come ad esempio i Quinto Rigo, e adesso niente, continuiamo con la nostra programmazione, soprattutto musicale. Quindi attività di spettacoli ma anche di formazione, quindi proprio perché voi avete vinto un bando come officina culturale e quindi state predisponendo una programmazione molto articolata, proprio perché in qualche modo la regione vuole sviluppare dei poli che attraggano, attrattivi per i giovani un pochino su tutto il territorio. Da quando è iniziata questa avventura dell'ex mattatoio? Allora, l'avventura dell'ex mattatoio inizia come associazione culturale nel lontano 2001. E invece la sinergia, diciamo, con la Regione Lazio inizia nel 2006, quando abbiamo vinto appunto il primo bando delle officine culturali, insomma.
e questa sinergia va avanti e dà degli effetti produttivi e positivi, insomma, perché vediamo che c'è una grande risposta da parte del pubblico giovanile, in quanto il nostro territorio è molto carente dal punto di vista dei servizi culturali, non solo per quelli rivolti ai giovani, ma proprio in generale. Basta pensare che ad Aprilia non c'è un cinema comunale, non ci sono. Mentre voi avete degli spazi proprio appositi, mi sembra di ricordare, un teatro. Non esattamente, noi abbiamo uno spazio che è l'ex mattatoio, sì, che è uno spazio appunto che è stato abbandonato con l'avvento delle tecniche industriali e quindi è stato riqualificato e ristrutturato attraverso l'autofinanziamento dalla nostra associazione, che lo ricordiamo si chiama Arci la Freccia. E adesso invece il festival si svolge in un altro spazio che fa parte dell'ex Claudia, quindi sempre un ex fondamentalmente, sempre edifici di archeologia industriale stiamo parlando, che abbiamo riadattato appunto per garantire anche a livello acustico, insomma, al nostro pubblico una qualità musicale, insomma, degna dei migliori festival nazionali. Benissimo. Adesso io proporrei, per rimanere in tema di archeologia, di passare la parola a Paolo Lassù, che è un pochino un archeologo, perché lui va a cercare questi testi musicali, questi brani, e ce li propone. Cosa ci fai vedere, Paolo? Grazie Marino per l'archeologo, pensavo che indicassi in tempo cronologico. Allora, vi presento un bel gruppo interessante, Yumiko. Loro sono gli Yumiko e siamo imbarazzati, come dicevi tu, perché il brano proprio è l'imbarazzo della seconda scelta. Ci rivediamo e poi rientriamo qui in Iceberg News. Allegri! Percepisco